Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 10 in diretta, edizione che apriamo subito con un collegamento esterno. Andiamo da Davide Zanirato che si trova nella sede della regione Friuli-Venezia Giulia di Udine perché è in programma oggi il Consiglio regionale, un Consiglio regionale molto importante alla luce di quello che bisognerà discutere in relazione all'emergenza coronavirus e ai tanti interventi che servono a questa regione per risollevare l'economia. Davide, buongiorno. Buongiorno a te Francesco e ai nostri telespettatori dall'aula del Palazzo della Regione di Via Sabadini a Udine. Siamo qui per raccontarvi dunque la prima delle due giornate di seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che si ritrova qui in modalità Covid-19 con tutti gli accorgimenti del caso. Vedete dalle immagini del nostro OSUL e la suddivisione dei posti a sedere con i consiglieri regionali distanziati, tutte le misure, guanti, mascherine. All'ingresso c'è stata la segnalazione per quanto riguarda anche l'indicazione dei partecipanti, tutte le misure di sicurezza sono state adottate. Tra poco, agli ordini del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zannin, ci sarà l'apertura di questa seduta, una seduta che sarà caratterizzata in questa prima parte dalla comunicazione del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che aggiornerà l'Aula sulla situazione emergenziale in Friuli Venezia Giulia con gli ultimi dati, tutti i provvedimenti, le ordinanze prese nelle ultime settimane. Poi a seguire ci saranno alcune interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri regionali. Nella seconda parte, nel pomeriggio, si entrerà nel dettaglio dei provvedimenti che passeranno al vaglio dell'Aula, le misure appunto messe in campo dalla Regione per fronteggiare questa emergenza. Ma andiamo ad ascoltare nell'intervista raccolta poco fa al Presidente dell'Aula Zanin quale sarà proprio il calendario dei lavori e anche un passaggio sulle misure adottate per la politica regionale ai tempi del coronavirus. Torna a riunirsi il Consiglio regionale in modalità Covid-19, qui l'auditorium di Udine. Presidente Zannin, quale sarà il calendario dei lavori? Sì, come moltissimi dei nostri concittadini, il Consiglio torna a riunirsi non in modo telematico, ma in presenza, con tutte le sicurezze del caso. Oggi è un Consiglio regionale che dà risposte, continua a dare risposte all'emergenza con due leggi, una legge che dà dei soldi a famiglie e imprese per poter affrontare questa crisi e un'altra che dà soldi ai comuni per la manutenzione delle strade comunali, che erano state sempre abbandonate, in questo caso la Regione si fa carico anche della messa in sicurezza della rete viaria comunale. Ci sarà molta attesa per la relazione iniziale del governatore Fedriga. C'è anche la relazione di Fedriga che dirà qual è stata la situazione che stiamo affrontando, qual è il livello dell'emergenza e come affrontare la fase 2, che è la cosa che credo più importante, quella che lentamente ci deve far ritornare alla normalità, perché oltre a un problema sanitario questa crisi non si trasformi in una drammatica crisi socio-economica e quindi c'è necessità di intervenire con sussidi, sostegni a chi ha perso il lavoro per 2 mesi. Dopo il tentativo online che è fallito la scorsa settimana, questa sarà poi la modalità anche dei prossimi mesi, quella della riunione qui a Sì, Udine. noi abbiamo avuto 2 sedute online, comunque su questo continueremo a investire perché credo che comunque avere una piattaforma che consenta l'incontro in via videoconferenza sia importante per una regione all'avanguardia. Sono stato il primo consiglio ad attivare un sistema di votazione online, adesso questa è una seconda modalità. Io credo che dalla prossima volta potremo anche riunirci nella sala consiliare di Trieste, sempre con le sicurezze, ma diciamo nel luogo consono dell'Assemblea regionale. E allora queste le parole del Presidente dell'Aula Piero Mauro Zanin, tra pochissimo dovrebbe arrivare proprio il Governatore Fedriga, allora Francesco ti richiederemo la linea non appena inizierà a parlare il Presidente della Regione per proporvi live le sue parole. A tra poco. Grazie Davide, noi seguiremo ovviamente le fasi di questo consiglio sia stamattina che nel pomeriggio per avere poi un quadro completo di quelle che saranno state poi le decisioni assunte, le delibere del consiglio e i contenuti degli argomenti trattati che sono tutti molto importanti. Adesso parliamo dell'emergenza con i numeri, andiamo a vedere il quadro della situazione della nostra regione. Partiamo prima dalla videata con i casi nella nostra regione, quindi il quadro di ieri con la grafica realizzata dalla nostra redazione. Poi faremo un confronto con quello che propone la Protezione Civile questa mattina per capire se ci sono delle differenze e differenze che a volte troviamo, speriamo di no, nel caso dei numeri relativi ai decessi, decessi che ieri sono arrivati a quota 299 con i due segnalati dalla regione, con quattro soli contagi che hanno portato a 3.076
il quadro complessivo, 431 i tamponi effettuati ieri per un totale di 75.421 test, i guariti 41 sempre ieri per un totale di 1.593, dicevamo, di decessi 2 per 299 in totale, 4 persone in terapia intensiva, un dato molto basso. Purtroppo dobbiamo aggiornarvi per quanto riguarda il dato dei decessi, perché? Perché la Protezione Civile riporta un numero di 301 morti, quindi nel tempo che è intercorso tra la comunicazione dei dati ufficiali della Regione e questa mattina si sono aggiunti purtroppo ancora 2 decessi. Come potete vedere, il totale dei deceduti è di 301, con una distribuzione territoriale che vede Trieste con 159 casi di persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19, 75 invece ad Udine, 63 a Pordenone, 4 a Gorizia. Trieste dunque è la città più colpita da questa emergenza coronavirus. In attesa di Massimiliano Federica, intanto vediamo un attimo l'immagine, perché è arrivato il vice governatore Riccardi, che ha già preso posto nell'aula, ancora inquadratura sui responsabili dell'amministrazione, dei vari dicasteri, chiamiamoli così, gli assessorati della regione. Come potete vedere, come vedete, anche si riconosce Roberti e c'è anche Federica, che tra un po' terrà la sua relazione. Parliamo invece del vertice di maggioranza che si è tenuto in nottata tra il Premier Giuseppe Conte, il titolare del Ministero dell'Economia e Finanza Gualtieri e i capi delegazioni del governo sul decreto maggio. Al centro del vertice, al quale hanno partecipato anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i responsabili di economia dei vari partiti di maggioranza, i nodi rimasti ancora aperti sul decreto che il governo si appresta a varare entro la settimana. Su alcune misure, dai trasferimenti a fondo perduto alle imprese, agli aiuti alle famiglie, allo sblocco di circa 12 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, il governo sembra aver trovato una quadra, ma restano ancora alcuni capitoli da limare, a cominciare da quello relativo al reddito di emergenza. Possibile quindi che prima del Consiglio dei Ministri, che varerà il provvedimento, atteso non prima di mercoledì, i capi delegazione tornino a riunirsi per definire il decreto da 55 miliardi. Diamo intanto un'occhiata ad una notizia che arriva dal sito dell'Agenzia ANSA, andiamo sul computer perché abbiamo selezionato questa notizia dell'ultima ora, che è una buona notizia per quanto riguarda l'economia, che ha risposto evidentemente in maniera positiva alla prima giornata di fase 2, perché la Borsa di Milano oggi ha aperto con un incoraggiante più 1,49 con il FTSE MIB a 17.288 punti, 17.288 punti. Vediamo la notizia nel suo complesso, sono appena 2 righe ma importanti. Piazza Affari apre in deciso rialzo, il FTSE MIB in avvio segna un più 1,49 attestandosi a quota 17.288 punti. Cosa è successo ieri con la fase 2? Gli italiani devono cambiare molte abitudini. Il servizio dell'ANSA fa il punto della situazione di questa ripartenza, questa fase 2 che fa seguito appunto alla fase in cui si è gestita soprattutto l'emergenza sanitaria. Vediamo. Paese che vai, usanze che trovi. Un adagio che nell'Italia flagellata dal coronavirus, ma che sta tentando di ripartire dopo settimane di lockdown, si carica di nuovi significati. L'intreccio di DPCM, correzioni regionali ed ordinanze comunali cambierà, almeno per i prossimi giorni, le abitudini di vita e di lavoro delle persone in maniera tutt'altro che uniforme, da campanile a campanile. E in ogni città la vita di tutti i giorni, con i gesti ricorrenti, viene scandita da orari differenti. Chi si trova a Napoli o a Milano così deve indossare la mascherina non appena mette piede fuori di casa. Ma a Torino no, l'obbligo scatta infatti solo sugli autobus e nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico. Tornando agli orari, i negozi di Roma sono aperti fino alle 21:30, mentre in tante città del nord chiudono prima. Eppure la
Liguria ha sposato l'orario corto, ma il delivery è consentito anche oltre. Quanto agli spostamenti, la capitale ha rivoluzionato l'ora di punta, che è spalmata su tre fasce dalle 8 alle 11.30. Per il proprio personale, la regione Campania ha adottato gli scaglioni sulla base dell'iniziale del cognome e l'orario di uscita sarà regolato di conseguenza. Il comune di Torino, infine, per incoraggiare la mobilità dolce, conteggerà come orario di lavoro il tragitto casa-ufficio per chi usa la bicicletta anziché l'auto. E sulla fase 2, sull'avviso di questa fase 2, ma in generale sul comportamento degli italiani in questa emergenza, è intervenuto anche il primo ministro Conte. Gli italiani hanno mostrato complessivamente un gran senso di responsabilità nella reazione dei cittadini, ho colto grande voglia di ripartire, ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole. Così, in un'intervista al quotidiano online Affari Italiani, il premier Conte: gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. È un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell'ultimo DPCM. Le regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati con il rispetto delle regole. Sono fiducioso che la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l'apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l'interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini. Il governo sta lavorando, come abbiamo già detto, al secondo decreto che dovrebbe garantire aiuti all'economia. Tuttavia il primo decreto, il cosiddetto Cura Italia, non ha ancora avuto piena attuazione, anzi a causa di ritardi e pastoie burocratiche gli aiuti promessi sono arrivati con il contagocce. C'è chi ancora aspetta di vedersi accreditare i 600 euro promessi alle partite IVA. Per non parlare dei finanziamenti con garanzia dello Stato, ai quali ha aderito solo una piccolissima parte delle imprese. Il rischio è che il 1° giugno, quando tutte le attività potranno riaprire, qualcuno resterà chiuso per mancanza di liquidità. Ieri sera gli speciali del TG si sono confrontati su questo tema la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini e il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto. Vediamo. Lavoreremo per questo secondo decreto proprio per costruire le condizioni e riportare quelle persone che oggi sono in difficoltà, non hanno ancora ricevuto nessun aiuto, nelle condizioni di poter avere questi aiuti a fondo perduto, più sospendendo tutta una serie di tasse, di tributi che assolutamente non si dovranno chiedere a queste aziende, a cui va il nostro ringraziamento. Come la tempistica, senatrice? Tempistica è che adesso il decreto liquidità partirà dalla Camera e noi ci auguriamo che i tempi siano brevi, perché si parla di avere questo decreto entro la metà di maggio e secondo me questi devono essere i tempi. È il problema di cui accennavo prima. Per moltissime imprese non è tardi fra una settimana, fra due giorni, era tardi già 15-20 giorni fa, e questo è il vero problema. Allora attenzione, io non sono così populista e demagogo per cui il primo giorno di lockdown ogni azienda avrebbe dovuto trovarsi 300.000 euro sul proprio conto bancario. Ma dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, qualcosa sì, sicuramente. E invece siamo andati per l'ennesima volta, il governo è andato per l'ennesima volta a contorcersi rispetto a tutti questi rigori tra DPCM, tra banche che devono fare delle istruttorie, tra un'amplissima burocrazia, per cui le aziende ad oggi non hanno ancora nulla. Bene? Allora, rispetto al fondo perduto di cui abbiamo parlato poc'anzi, sul quale siamo perfettamente d'accordo, la risposta, voglio dire, da parte delle istituzioni, da parte del governo, è stata un'intervista del ministro Di Maio circa 4-5 giorni fa, quando ad una domanda di un giornalista, vostro collega, bene, che chiedeva del fondo perduto, Di Maio ha risposto: beh, ma attenzione, fondo perduto non significa mica che i soldi non sono da restituire. Allora lo rinnovo telegrafico: basta bollette dell'energia elettrica, della luce, del gas, perché è inutile dare ai professionisti 600 euro una tantum e dopo questi professionisti hanno 300-400 euro di bolletta da pagare soltanto in 2 mesi.
Questa è la dichiarazione di Rizzetto e della Sbrollini ieri sera agli speciali del TG, in un dibattito che si è concentrato proprio su queste problematiche. Ma adesso sentiamo cosa ha detto il segretario generale dell'OMS, perché è intervenuto proprio per commentare questa prima fase di allentamento dei lockdown, non solo in Italia, ma in generale in tutto il mondo. Sentiamo. Several countries are now starting to ease so-called lockdown and stay-at-home orders. But our common commitment to basic measures such as cleaning hands and physical distancing cannot be relaxed. Nor can the commitment to the tools that are the foundation of the response, to find, isolate, test, and care for every case and trace every contact. E dunque l'OMS invita a non abbassare la guardia, va bene l'allentamento delle misure, ma il virus è tutt'altro che sconfitto, l'emergenza è tutt'altro che alle spalle, dunque bisogna fare assolutamente attenzione. In questo periodo di lockdown, sicuramente tra i rapporti che più hanno sofferto del distanziamento sociale, quello tra nonni e nipoti. Vediamo il servizio dell'ANSA che ci documenta il primo incontro in questa fase 2 tra nonni e nipoti a Roma. Vediamo. È il primo giorno che i bimbi rivedono i nonni, dopo 2 mesi. Nonna, mi sei mancata tanto. Sono i bambini erano eccitati all'ennesima potenza, ieri sera non riuscivano ad addormentarsi e stamattina hanno voluto fare le prove di mascherina. È sempre bellissimo venire a trovare i bambini perché noi veniamo molto spesso. Però questa volta è stata piuttosto lunga, ci vedevamo per telefono, li chiamavamo, ma non è come venire qui e stare insieme, mangiare insieme. Infatti oggi le abbiamo portato noi, la nonna ha fatto il vitel tonnè, gliel'abbiamo portato e poi noi ce ne andiamo, perché noi di solito il giovedì veniamo qui, andiamo a prendere la scuola, stiamo tutti i giorni insieme, dopo cena poi la sera torniamo a casa. Quindi dopo 2 mesi, dopo 2 mesi è stato veramente bellissimo ed emozionante, sono quelle cose che provi normalmente di solito, ma quando ci sono queste privazioni ti rendi conto veramente cosa vuol dire. Mi è mancato poterli abbracciare, sapere che ci sono, insomma, perché essendo così lontani si fa fatica poi anche a ritrovare le emozioni. E purtroppo bisogna tenere duro e andare avanti. Ci hanno mandato un foglio con i puntini e di fianco le lettere. Noi abbiamo messo tutte le lettere al posto dei puntini e si sono formate delle lettere. Vanno su in casa, torniamo a casa dopo. Il primo giorno. Immagini tenerissime, davvero testimoniano come ieri sia stata una giornata speciale per tanti, ma anche e soprattutto per nonni e nipoti che hanno potuto riabbracciarsi. Andiamo un attimo in Consiglio regionale, possiamo dare un'occhiata a quello che sta succedendo adesso, poi nella prossima edizione con Davide Zanilato faremo il punto sulla relazione del Presidente Fedriga. Vedete, il Presidente è lì con la sua squadra di governo, alla sua destra c'è Riccardi, alla sua sinistra Roberti, poi gli altri assessori, Consiglio regionale, vedete lì nello schermo, alle spalle del Presidente del Consiglio Zanin, seduta numero 137, antimeridiana, seduta in corso. Si sta dunque svolgendo la seduta del Consiglio regionale nella sede di Udine della Regione Friuli Venezia Giulia. Tra un po' torneremo da Davide Zanirato per chiedere se c'è qualcosa di particolare da segnalare. Ma intanto ci spostiamo a Gemona, perché? Perché domani ricorre il 44esimo anniversario del terribile terremoto del 1976. Non sarà possibile purtroppo ricordare le vittime di quel terremoto come si fa e come si è fatto ogni anno. Chiediamo al sindaco, al quale intanto do il mio buongiorno, chiediamo che cosa si farà domani a Gemona per ricordare le vittime, come dicevo, ma in generale l'evento tragico che ha colpito il Friuli.
Buongiorno a tutti. Di fatto quest'anno anche la commemorazione del sisma subisce delle variazioni significative, perché per la prima volta la commemorazione non è aperta al pubblico. Ci sarà comunque una cerimonia, ci sono dei passaggi che vogliamo comunque fare, sono dei passaggi che non sono solo simbolici, ma sono veramente pieni d'affetto, sul quale, di memoria, nel quale l'amministrazione comunale non ha inteso soprassedere. Allora alle 19 ci sarà la deposizione in Piazzale Chiavola del monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell'opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A seguire, presso la caserma Goi Pantanali, ci sarà la deposizione della composizione floreale in memoria degli artiglieri deceduti a seguito del sisma. Seguirà la Santa Messa in Duomo a Gemona, ricordo tutte le vittime del terremoto, e a concludere presso il cimitero comunale la deposizione della corona in memoria di tutte le vittime del terremoto. Ovviamente non è aperta al pubblico perché le attuali misure non ce lo consentono, ma speriamo di poterla e siamo certi di poter rappresentare l'intera comunità, e ci dispiace che in questa fase molti familiari che hanno visto perdere dei propri cari nel 76 non possono partecipare. È una 44esima edizione commemorazione che di fatto è un po' complicata, ma purtroppo siamo costretti a viverla così in questa occasione. Senta, Sindaco, assume anche un valore ancora più profondo in questo momento di emergenza, in cui poi Gemona ha dato il suo contributo, per esempio accogliendo le salme di defunti arrivati da Bergamo per garantire la cremazione. Quindi è questo un momento molto particolare, dunque si unisce la commozione, l'emozione per quello che è il ricordo della tragedia del terremoto a quello che sta succedendo adesso e a cui Gemona ha partecipato con una intensità diversa, mettendo a disposizione le proprie strutture per la cremazione, per accogliere i defunti di Bergamo. Ma assolutamente sì, se pensiamo che il sisma del 76 ha portato circa 1000 vittime nel territorio regionale e i numeri sono quasi quadruplicati nella provincia di Bergamo, ci fa pensare e capire la dimensione di quello che è stata questa emergenza e questa pandemia in quei territori. È evidente che dal sisma del 76 dobbiamo aver recepito qualcosa, deve rimanere sempre qualcosa, e credo che le nuove generazioni non possono dimenticare quella che è stata la solidarietà che abbiamo ricevuto, anche se non è stata conosciuta da noi personalmente in quanto giovani o non ancora nati allora. Quindi credo che il nostro gesto di oggi sia un gesto di estrema normalità, lo chiamo così perché è giusto che ciò che abbiamo ricevuto venga ricambiato in ogni possibile occasione. Oggi ce n'è stata e non potevamo tirarci indietro. E ci risentiremo eventualmente domani per celebrare anche noi a modo nostro, magari sentendo appunto come sarà andata questa insolita, ma non per colpa di nessuno, ma dell'emergenza coronavirus, celebrazione del 44esimo anniversario. Grazie al sindaco Roberto Reveland. Grazie noi a lei torniamo, e tutti gli ascoltatori. Torniamo in Consiglio regionale. Vediamo se è possibile ascoltare qualche passaggio dell'intervento di Fedriga che sta parlando adesso all'Aula. Mettendo nel caso in isolamento le persone, così anche in un momento di riapertura che presumibilmente avrà ovviamente alcuni contagi, ma riuscire a contenerli per tempo. E questo ovviamente è l'obiettivo che deve vedere al contempo potenziamento per esempio della capacità di trattamento, che abbiamo iniziato, come avete visto, in modo massiccio, noi siamo tra le regioni che fanno più tamponi, e dall'altro lato vedere se i nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, come sapete noi da questa settimana siamo entrati nel test nazionale per quanto riguarda i test sierologici, se abbiamo a disposizione degli altri elementi che possano aiutarci. Io continuo a dire con chiarezza che dobbiamo utilizzare tutti questi strumenti con la massima cautela e il massimo rigore scientifico, perché per quanto riguarda per esempio i test sierologici, tenete conto che a detta dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi non soltanto nostro, e questa tesi è valorata anche dai nostri clinici e ai nostri laboratoristi, c'è ancora molta incertezza,
molta incertezza sia sulla validità dei test serologici, perché ci sono molti, da quelli che si vengono fatti in laboratorio a quelli rapidi, che hanno ancora meno accuratezza, ma non solo, anche un test serologico estremamente efficace, che oggi purtroppo non ne abbiamo evidenza, ma anche in quel caso, come sapete, il test serologico dà la possibilità di vedere se una persona ha sviluppato gli anticorpi diversi giorni dopo aver contratto la malattia, perché ovviamente ci vuole il tempo tecnico perché questi possano... Allora, una frenata sul discorso dei test sierologici, piuttosto un auspicio, un invito, una comunicazione che Federica ci dà, e cioè che bisognerà utilizzare tutti gli strumenti possibili per fare una diagnosi quanto più a largo raggio dei contagiati da Covid-19. Ha ricordato correttamente come il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni che fa più tamponi, e questo sicuramente è importante. Allora andremo alle 12 di nuovo con David Zanirato a seguire i lavori del Consiglio regionale. Intanto una notizia di cronaca: questa mattina alle 5:30 i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti con una partenza e con mezzi e con un'autogru in via dello Scoglio a Trieste per rimuovere un'auto articolato che aveva imboccato la via sbagliata, non riuscendo più ad invertire la marcia, il senso di marcia. I vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autogru, hanno rimesso il pesante automezzo in condizioni di poter proseguire autonomamente la marcia. Alle 7:30 di questa mattina, invece, la prima squadra della sede centrale del Comando Provinciale, sempre dei Vigili del Fuoco di Trieste, è intervenuta in Largo Sant'Orio per un incidente stradale tra un autobus ed un motociclo. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro, che vediamo in questa immagine. Vedete la moto colpita, che è finita a contatto con il bus, con l'autobus. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Il motociclista ferito è stato preso in carica dal personale del 118. Sul posto ha operato anche la polizia locale. L'Udinese tornerà questo pomeriggio a consentire ai suoi atleti, a titolo individuale e non obbligatorio, di potersi allenare al centro sportivo Bruseschi. Ieri sera abbiamo affrontato la problematica di un rientro agli allenamenti dopo un lungo stop, anche se i calciatori si sono allenati a casa, ma farlo sul campo sicuramente è un'altra cosa. L'abbiamo fatto con il preparatore atletico Brignardello nel Tonight, intervistato da Giorgia Bortolossi. Sentiamo uno stralcio, un passaggio dell'intervista a Brignardello. Non è mai successo nella storia dello sport professionistico, con un'unica eccezione. L'eccezione va ricercata nel football americano, dell'NFL, nel 2011, dove ci fu un blocco dei campionati per quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, se non erro, a causa di una vertenza sindacale tra i calciatori e le società. All'interno di questa interruzione i giocatori fu proibito di allenarsi, neanche individualmente, proprio dal sindacato, quindi loro non poterono allenarsi né esternamente né internamente, nulla. A seguito di uno studio successivo, ci fu un aumento importante, per esempio, degli infortuni, soprattutto degli infortuni tendini. E questa, per esempio, è l'unico caso, diciamo, scuola di una situazione di questo genere. Cosa mi aspetto di trovare? Mi aspetto di trovare dei ragazzi che hanno fatto il possibile per tenersi in condizione, il possibile per la situazione che abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuta tutti sulla nostra pelle, quindi abbiamo tutti visto cosa ha voluto dire stare in casa, chiusi per 2 mesi, quasi. E mi aspetto dei ragazzi che hanno fatto il massimo, ma temo che questo massimo non sia sufficiente per una condizione fisica accettabile, soprattutto in un'ottica di una preparazione, come si a volte tra le tante cose si ipotizza, di una preparazione abbastanza corta per arrivare poi a giocare una serie di partite a distanza molto ravvicinata. Addirittura oggi leggevo, tra le varie teorie della ripresa del campionato, che se si dovesse ritardare oltre una certa data si potrebbe andare a giocare tutte le partite a distanza di 72 ore. No. Insomma, ecco, no. Adesso mi sembra una serie,
una cosa un po' esagerata. E oggi vi terremo aggiornati sulla prima seduta di allenamento individuale. Ricordiamo, ci sono 6 campi a disposizione al Bruseschi, vedremo quali verranno usati, quali calciatori decideranno di allenarsi. Ricordiamo che si tratta di allenamenti individuali, non obbligatori. La società metterà a disposizione le strutture, gli strumenti necessari ai calciatori per riprendere confidenza con il Prato Verde e con gli allenamenti all'aria aperta. Andiamo adesso a chiudere il telegiornale, prima però vi lascio alle informazioni sulle previsioni meteo per la giornata di oggi, la tendenza per i prossimi giorni, come sempre a cura dell'Osmer. Noi ci rivediamo a mezzogiorno in diretta. Buongiorno a tutti. Situazione meteorologica caratterizzata dal passaggio di corpi nuvolosi da nord-ovest, inserito in un flusso appunto in quota, a tratti umido. E per la giornata di oggi quindi ci aspettiamo cielo in genere nuvoloso, qualche pioggia locale, sulla regione quantitativi in genere deboli e fenomeni sparsi, intermittenti. Temperature massime saliranno fino a 20-22 gradi sulla pianura, un po' meno sulla costa, 20 di Brezza. Dalla tarda sera invece dovremmo avere l'ingresso di bora moderata sul costa e zona orientale. Giornata di domani quindi dovrebbe trascorrere con della nuvolosità al mattino, poi schiarite fino a cielo sereno poco nuvoloso, qualche cumulo possibile nel pomeriggio sulle prealpi associato a qualche isolato rovescio. Poca cosa anche in questo caso. Temperature minime sui 10 gradi in pianura, 13-14 sulla costa, massime tra 20-23 gradi. La bora sarà ancora moderata, anche se poi nel pomeriggio potrebbe lasciar posto alla brezza, specie sulla costa verso Lignano. Tempo bello invece giovedì, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in lieve aumento con 20 di brezza. Direi che è tutto.